testimonianza, fornitaci da Claudette circa la sua conversione. Emozione, dolcissima, in cui si mescolava tuttavia un sentimento di spavento e quasi di dolore, giacché le mie convinzioni filosofiche erano intatte. Dio le aveva sdegnosamente lasciate dove si trovavano e nulla vedevo mutare in esse. La religione cattolica mi sembrava sempre lo stesso tesoro d'aneddoti assurdi. I suoi sacerdoti e i suoi fedeli mi speravano la medesima avversione che andava sino all'odio e al disgusto. L'edificio delle mie opinioni e conoscenze restava in piedi e non mi scorgevo difetto alcuno, era semplicemente accaduto che ne ero uscito. Si era rivelato un essere nuovo e formidabile, con terribili esigenze per il giovane artista che ero, un essere che non sapevo conciliare con nulla di ciò che mi circondava, lo stato d'un uomo che con un sol colpo fosse strappato a se stesso per essere racchiuso in un corpo estraneo in mezzo a un mondo ignoto, è l'unico paragone che io possa trovare per esprimere quella condizione di smarrimento completo. Ciò che maggiormente ripugnava alle mie opinioni e ai miei gusti, proprio quello era vero, proprio a quello dovevo lottarmi, volenti o nolenti. Non di meno, non l'avrei fatto senza aver tentato tutto ciò che m'era possibile per resistere. Tale resistenza si è protratta per 4 anni. Oso affermare che mi difesi accaritamente, la lotta fu leale, totale, nulla fu tralasciato. Ricorsi a tutti i mezzi difensivi e dovetti abbandonare una dopo l'altra armi che non servivano a nulla. Fu la crisi suprema della mia esistenza. Questo brano di Claudel mi è stato dato da un padre di questa comunità, padre Michele, quando ha saputo che avremmo attraversato le parole di una delle opere principali di Claudel, l'Annuncio a Maria. L'ho letto perché credo che sia una chiave di lettura dei suoi testi. L'Annuncio a Maria, un mistero, come lo chiama, in prologo e 4 atti. Scritto nel 1912, con poi diversi rimaneggiamenti, fino al 48 è stato il momento decisivo, l'ultimo, in cui è stato portato in scena. Che senso possa dare, lo scoprirete voi, con le brevi scene che leggeremo insieme. Adesso io cercherò di darvi il contesto generale, di narrarvi un po' tutta la storia. Siamo in un medioevo fantastico, un medioevo stilizzato. C'è un prologo in cui una giovane donna, Violetta, una fanciulla, incontra, anzi va ad incontrare, il mistico costruttore di cattedrali, Pietro di Craò. Dal loro dialogo si capisce che Pietro ha cercato di sedurre con violenza Violetta, utilizzando un coltello, ma si è fermato, non è accaduto nulla. Il giorno dopo però ha scoperto di avere il male. Quale male? La lepra. È passato un anno, Pietro è andato nella casa
dove vive Violenda con la sua famiglia, ma è stato molto poco, non si è quasi fermato. E Violenda gli chiede la ragione, dice: prima non vuol dire che cosa è accaduto, e poi invece rivela che il suo male è stato causato dalla violenza che lui ha tentato nei confronti di Violenda. Violenda lo perdona, sa che lui sta andando a Res per costruire una nuova cattedrale, gli dona un anello, l'anello che in segreto il suo futuro fidanzato Giacomo le ha donato. E nel lasciarsi, con dolcezza, Violenda bacia Pietro. Entriamo adesso nella storia, visto il prologo, che cosa accade? Siamo nel primo atto, il padre di Violenda, Anna Vercors, dice alla moglie Elisabetta che ha designato come suo erede Giacomo Ri, è il figlio maschio che non ha avuto, che intende dargli in nozze Violenda e che lui presto partirà per Gerusalemme. La moglie si spaventa, dice: perché? Sono 30 anni che siamo stati insieme, sempre felici. Dice: sì, ma io sono stanco di essere troppo felice, voglio andare a cercare altro. Per far questo, ovviamente, parla a Giacomo, gli dice di preparare tutte le cose affinché possa prendere possesso del feudo. Nel frattempo Mara, che ascolta, Mara è la sorella di Violenda, l'altra faccia della medaglia, ha ascoltato tutto, dice alla madre: ma tu sai che io sono innamorata di Giacomo, non far accadere queste nozze, perché io sono disperata, mettimi in picco, tu poi non mi hai mai voluto bene, tu hai voluto bene soltanto a Violenda, io da te non sono stata mai amata. La madre cerca con il padre di fargli capire che forse il matrimonio non sa da fare, ma Anna ormai è deciso, deve partire, deve allontanarsi, quindi cerca di mettere secondo lui tutto a posto per come può essere giusto. Anna parte, Mara cerca di nuovo di convincere la madre, parla con Giacomo e dice che durante il prologo, nella scena quella del prologo, quell'incontro, lei ha visto questo bacio scambiato tra Violenda e Pietro, e quindi significa che Violenda lo tradisce, si è data ad un altro. Giacomo non li crede. C'è poi una scena bellissima, la scena terza, che leggeremo, in cui è un incontro lirico d'amore bellissimo tra Violenda e Giacomo, in cui però Violenda è inquieta, è irrequieta, in cui Violenda dice a Giacomo: ma non c'è bisogno che ci sposiamo, in fondo la promessa, noi siamo sposi nell'anima, non c'è bisogno di essere anche nella carne. Giacomo non vuole, cioè non capisce perché. E lei a un certo punto gli fa vedere che ha anche lei un segno del male, una stella d'argento. Giacomo a questo punto crede alle calunnie della sorella e non è più disposto a sposare Violenda, la accompagna via, la allontana con una scusa. La madre dicono che Violenda andrà a casa della suocera a farle compagnia e che si sposeranno fra qualche mese, perché adesso c'è da fare con la terra, non c'è ancora tempo, non è possibile. La madre fa finta di crederci, come tutte le madri, capisce di più di quello che viene detto. Passano 8 anni, siamo nel villaggio di Chavosh, dove si è rifugiata la lebbrosa, e dove stanno costruendo una strada per fare in modo che il re possa andare ad celebrare, ad inaugurare la cattedrale, che la nuova cattedrale che Pietro ha costruito. In questa scena un apprendista di Pietro spiega bene che cosa significa costruire una chiesa secondo la filosofia, l'idea, la mistica del maestro Pietro. A un certo punto appare la sorella Mara, arriva Mara,
tutta vestita di nero, con un fagottino, si capisce, sotto il mantello. E chiede della lebbrosa. Ovviamente gli operai, il sindaco, insomma i cittadini di quel villaggio, dicono: no, non ci andare, cioè, perché va dalla lebbrosa? No, è pericoloso. Dice: no, io ci devo andare. Si sente da lontano un rumore di nacchere. È la lebbrosa che si avvicina, perché sono 3 giorni che i cittadini presi dal lavoro non hanno portato il cibo, quindi lei non ha da mangiare, e quindi si è avvicinata. Mara capisce che la sorella, ovviamente, le punta un pezzo di pane, vi viene fatto per raccogliere, lo prende, e poi va verso il luogo dove vive, che è una grotta. Mara la segue, sempre con questo fagottino nascosto sotto il mantello. In questa scena, un dialogo serrato, intenso, forte, splendido dal punto di vista di scrittura, di poesia, tra Violena e Mara. Mara rivela che quel fagottino è la sua bimba morta, la figlia di lei e di Giacomo, perché nel frattempo si sono sposati. E con una sfida enorme a Dio, lei, che in fondo, come dire, ha forti perplessità, chiede alla sorella di fare il miracolo, di farla rivivere. La sorella resiste, dice: non sono una santa, la vedremo. Il miracolo però avviene. Cioè, dalla carne putrefatta di Violenza nasce una stilla di latte che si posa sulle labbra della bambina, della piccola Albina. Uno direbbe: bene, è finito bene. No, accade ancora altro. Mara via, torna a casa, Violenna rimane lì, ma nonostante Violenna abbia salvato la bimba di Mara e di Giacomo, la sorella è irrequieta, è erosa dall'invidia, dal rancore, prima perché la sorella era troppo bella e era amata da tutti, adesso perché fa anche miracoli, insomma questa cosa le è difficile da sopportare, soprattutto perché Mara sa che Giacomo continua a pensare a Violenna. E allora un giorno prende Violenna per mano, la porta vicino a una casa di sabbia, la lascia cadere. Poi c'è un carretto di sabbia bianca, uno di quelli che si spingono facili, lo spinge, il carretto cade su Violenna. Mara pensa di averlo ucciso. Non è così. Pietro è nella cava per lavoro, raccoglie il corpo di Violenna e lo porta a Converno, alla casa paterna, alla casa dei raccolti, dove adesso vivono Giacomo e Mara. Perché pensa che quello sia il luogo dove lei è diventata di morire. Nella sua casa, vicino al monastero di Mont-Saint-Vierge, il monastero delle claustrali, che si apre solo quando una nuova vergine deve entrare, e solo Pietro può aprirlo, altrimenti è sempre chiuso. Giacomo non vuole che entri in casa, dice: andate via, leprosi. Ma Pietro non è più leproso, Pietro è guarito. E dice: no, dovete accogliere Violenna. Porta il corpo dentro la casa e vi lascia lì, si allontana. A questo punto c'è un dialogo fra Giacomo e Violenna, in cui si svela quello che è il volto interiore di Violenna. L'aver trasformato, per me il miracolo è questo, la sofferenza in amore. L'aver dato un senso alla sua sofferenza. Giacomo è ancora geloso, pensa che lei l'abbia tradito, lei riesce a convincerlo, e a quel punto per lui è un momento di totale assenza.
assenza, non capisci più. Cioè, prima c'era una giustificazione, pensava di essere stato tradito da Violenza. Adesso sa che questo non è, e quindi io non sarò mai felice. Ritorna il padre dalle crociate, Anna mi ricorda, e fa un canto, un inno di esaltazione per la propria terra, per le proprie origini. Giacomo racconta, gli racconta che cosa è accaduto. E a questo punto abbiamo tre personaggi maschili. Giacomo, con un grido nell'anima per una vita non vissuta. Anna, che ritorna dalla Terra Santa ed è esaltato da quello che ha vissuto lì e dal rapporto che lui in questo momento ha costruito con il Signore. Pietro, che ha ritrovato il suo equilibrio e che pensa a come seppellire la dolce Viviana. Mentre sono lì, ognuno parla, appare Mara, questa volta con la bambina sana, Albina, che sorride, gioca. Mara li accusa tutti e tre, dicendo: nessuno di voi mi ha mai amato. Sì, è vero, sono stata io a buttare Violenza dentro la cava, sono stata io a buttare sopra il carro, ma io sono questo. Adesso però mi sento diversa, non so più cosa sono, aiutatemi. Ovviamente avviene il perdono. Decidono di rispettare le volontà di Violenza e quindi di avvicinarla a Monsa Vierge per seppellirla. Nell'ultima parte della scrittura ci sono due momenti che vi leggerò, che sono dei momenti di esaltazione di Pietro rispetto al suo mestiere, cioè a cosa significa costruire chiese, perché le chiese si costruiscono dal di dentro, non da fuori, e di Anna, che avvicinandosi alla morte sente la totale serenità e il totale equilibrio di quello che è accaduto e la gioia di essere sulla soglia della morte. Adesso cercherò di non usare più mie parole, e scusatemi se l'ho fatto, ma volevo darvi un po' la storia affinché possiate sentire quello che insieme adesso ci troveremo ad attraversare. Entra
su un grosso cavallo un uomo avvolto in un mantello nero con una bisaccia in groppa. La sua ombra gigantesca e in movimento si disegna dietro di lui sul muro, per terra e sui pilastri. Violenna, nascosta dietro un pilastro, compare improvvisamente davanti. È alta, snella, ha i piedi nudi, indossa un abito di lana pesata e in testa una cuffia che è al tempo stesso contadina e monastica. Alto là, signor cavaliere, piede a terra! Violenna. E bravo, mastro Pietro. È così che si sparisce da casa con un ladro, senza salutare le dame come si conviene. Violenna, ritiratevi. È ancora notte fonda e noi due siamo qui soli. E voi sapete che non sono un uomo di cui ci si possa fidare troppo. Non ho paura di voi, capomastro. Non è cattivo chi vuole esserlo. E poi non è facile aver la vita con me. Povero Pietro, non siete neanche riusciti a ucciderlo. Non con il vostro coltellaccio, solo un taglietto al braccio di cui nessuno si è accorto. Violenna, dovete perdonarmi. È per questo che sono qui. Voi siete la prima donna che io abbia mai toccato. È il diavolo che mi ha salito all'improvviso, lui che sa approfittare delle occasioni. Ma avete trovato una più forte di lui. Violenna, io sono più pericoloso oggi di allora. Dobbiamo dunque batterci di nuovo? Ma la mia sola presenza è di per sé funesta. Silenzio. Violenna. Non vi capisco. Pietro. Non mi bastavano le pietre da mettere insieme e i pezzi di legno da unire e i metalli da piegare. Non era questa l'opera mia senza che dovessi, a un tratto, metter mano all'opera di un altro e desiderare con impietà un'anima vivente. Nella casa di mio padre e del vostro ospite, signore, che cosa si sarebbe detto se si fosse venuto a sapere? Ma io vi ho coperto bene. Tutti vi considerano ancora come prima, un uomo sincero e irreprensibile. A Dio giudica il cuore al di là delle apparenze. Ah, la cosa allora resterà fra noi tre. Violenna. Mastro Pietro, mettetevi vicino a quel cielo perché possa guardarvi bene. Lei si mette sorridendo sotto il cielo. Lui la guarda a lungo. Mi avete guardata bene? Chi siete voi, fanciulla? E qual è mai la parte che Dio si è riservata in voi? Perché la mano che vi tocca il desiderio e la stessa carne sia così avvizzita, come se si fosse accostata al mistero della sua dimora? Ma cosa vi è mai successo in quest'anno passato? L'indomani stesso di quel giorno che sapete, ebbene, ho scoperto sul mio fianco il male spaventoso. Il male, dite? Quale male? Quella lepre di cui si parla nel libro di Mosè. E che cos'è la lepre? Non vi hanno mai parlato di quella donna che un tempo viveva sola fra le rocce del Gein, tutta velata da capo a piedi, che aveva delle nacchere in mano? È quello il male, Mastro Pietro. La sua natura è tale che chi è stato colto in forma maligna deve essere immediatamente isolato, perché non esiste uomo al mondo così resistente che non possa essere contagiato dalla lepre. Ma come mai allora girate tranquillamente tra noi? Mi ha dato la dispensa al vescovo e, come potete notare, mi faccio vedere di rado, frequento poco la gente. Chi senza di me condurrebbe a nozze queste chiese nascenti che Dio mi ha affidato? Per questo non vi abbiamo visto questa volta con Vernon. Non potevo fare a meno di tornare qui, perché è il mio compito aprire il fianco di Monsavierge, cioè, e fendere la parete ogni volta che un nuovo volo di colombe vuole entrarvi dall'arca alta con le
sue fessure aperte solo verso il cielo. E questa volta accompagnavamo all'altare un'illustre ostia, un solenne incensiere, la regina stessa, la madre del re, venuta personalmente per il proprio figlio privato del regno. Ora ritorno a Res, costruttore di porte. Lasciate che vi apra questa. Non c'era nessuno alla fattoria che potesse rendermi questo servizio. Ma la serva piace dormire e mi ha dato le chiavi senza problemi. Non avete paura e orrore di un lebroso? Vicino a me c'è Dio che mi protegge. Allora datemi la chiave, lasciate fare a me. Voi non sapete come vanno trattate queste vecchie porte. State a vedere. Apre le due serrature che cigolano, tira i chiavistelli. Pietro, ma questa ferraglia è ben arrugginita. Violetta, non si passa più da questa porta. Ma da qui la strada è più breve. Apre la porta con fatica. Ho aperto la porta. E chi resisterebbe a un simile assalitore? Quanta polvere. Il vecchio battente scricchiola, traballa da cima a fondo. Le nere pelle fuggono, i vecchi nidi crollano. E alla fine tutto si apre nel mezzo. La porta si apre. Dal vano si intravede nella notte la campagna, coperta di prati, di messi. Questa pioggerellina ha fatto bene a tutti. La polvere della strada si sarà depositata. Pace a voi, Pietro. All'improvviso, sonoro chiaro, molto alto nel cielo, il primo rintocco dell'Angelus. Secondo rintocco. Prega insieme. Si segna entrambi. Pietro spiega che sta andando a costruire questa nuova cattedrale che si chiama Giustizia. Poi guarda Belenna, la sua mano, e dice: cos'è quest'anello, Belenna? È un anello che mi ha regalato tua mamma. Complimenti. Non è ancora deciso. Mio padre non ha detto niente. Beh, è proprio questo che io volevo dirvi. Prendete il mio bell'anello, che è tutto ciò che ho e che Giacomo mi ha dato in segreto. Ma io non lo voglio. Prendetelo in fretta, perché altrimenti non avrò più la forza di staccarmene. Prende l'anello. Che dirà il vostro fidanzato? Veramente non è ancora il mio fidanzato. Il cuore poi non cambia solo perché non c'è l'anello. Lui lo conosce, me ne darà un altro d'argento. Questo era troppo bello per me. È d'oro vegetale. Come sapevano farlo una volta con una lega in miele. È tenero come la cera e non lo si può spezzare. Giacomo l'ha trovato nella terra mentre arava in un posto dove a volte si raccolgono vecchie spade tutte verdi e dei bei pezzi di vetro. Avevo paura di portare questa cosa pagana che appartiene ai morti. Accetto quest'oro puro. L'amate davvero, Violetta? È un gran mistero che riguarda noi due. Sii benedetta nel tuo casco cuore. La santità non consiste nell'andare a farsi lapidare dai turchi o nel baciare un lebroso sulla bocca, ma nel fare la volontà di Dio senza indugi, sia che si resti al nostro posto, sia che si salga più in alto. Oh, com'è bello questo mondo e come sono felice! Oh, com'è bello questo mondo e come sono infelice! Uomo della città, ascoltate! Sentite lassù quella piccola anima che canta. È la loro. Pietro,
se voi aveste fatto di me secondo la vostra volontà, pensate che sareste più felici adesso, che sarei io più bello. No, sarei ancora quella stessa Violenna che amavate? Non ma un'altra. E cos'è meglio, Pietro? Che io divida con voi la mia gioia, che divida con voi il vostro dolore. Canta nel più alto dei cieli all'onora di Francia. Perdonatemi, se sono troppo felice, perché colui che amo mi ama. E io sono sicura di lui, so che lui mi ama e tutto è uguale fra noi. E perché Dio mi ha fatta? Per essere felice, non per il male, né per il dolore. Vola in cielo senza mai fermarti. Io invece, per salire un po', ho bisogno di tutta quanta l'opera di una cattedrale, delle sue profonde fondamenta. E ditemi che perdonate a Giacomo di sposarmi. No, non gli perdono. Ma l'odio a voi non fa bene, Pietro, ma mi procura dolore. Siete voi che mi fate parlare. Perché costringermi a mostrare la terribile piaga che non si vede? Lasciatemi andare via, non chiedetemi altro, non ci rivedremo più, ma almeno io porto con me il suo anello. Lasciate qui il vostro odio e io ve lo renderò quando ne avrete bisogno. Ma vedete bene, Violenna, quanto sono infelice. È duro essere geloso e portare con sé l'infame piaga, sapere che non guarirà e che non c'è niente da fare, ma che giorno dopo giorno essa avanza, penetra, ed essere sola a sopportare il proprio veleno e sentirsi andare in putrefazione restando vivo. E non solo la morte, assaporarla 1 o 10 volte, ma senza mai perdere fino all'ultimo la terribile alchimia della tomba. Siete stata voi a procurarmi questo male con la vostra bellezza, perché prima di conoscervi ero puro, felice, il cuore solo per il mio lavoro, le mie idee, gli ordini di un altro. E adesso che sono io ogni volta a comandare, a fare i progetti, ecco che vi rivolgete a me con quel sorriso pieno di veleno. Il veleno non è me, Pietro. Lo so. Era me. E c'è ancora. E questa carne è malata. Non ha guarito la mia ferita. Oh, piccola anima. Potevo forse vedervi senza male. Oh certo, avete dimostrato di amarmi. È forse colpa mia se il frutto è attaccato all'albero. Ma qual è la persona che ama e che non vuole avere tutto di ciò che ama? Per questo avete cercato di distruggermi. Anche l'uomo oltraggiato sui momenti di tenebra. In che cosa ho mancato verso di voi? Oh, immagine della bellezza eterna. Tu non sei mia. Io non sono un'immagine. Non è questa la maniera di parlare. Un altro prende in voi perché doveva essere mio. Questa è l'immagine. Un altro mi prende Violenna e mi lascia questa carne infetta, questo spirito tormentato. Siate un uomo, Pietro. Siate degni della fiamma che vi consuma. Quante volte sublimi vedrò mai quella della mia casetta, fra gli alberi, quanti campanili, la cui ombra girando scrive l'ora su tutta una città, farò mai il disegno del fuoco della stanza dei bambini. Io non dovevo prendere per me solo quello che è di tutti. Quando saranno le nozze di Avena? La festa di San Michele, pensa, quando sarà finita la mietitura. In quel giorno, quando le campane di Monsalier taceranno, tendete gli occhi e mi udrete rispondere molto lontano. Da adesso. Chi si prende cura di voi laggiù? Ho sempre vissuto come un operaio. A me basta una palla di paglia fra due pietre, un vestito di cuoio, un po' di lardo su un pezzo di paglia. Povero Pietro. Non si deve compiangere per questo. Noi siamo diversi. Io non vivo allo stesso livello degli altri uomini. Io
sempre sottoterra con le fondamenta o nel cielo con il campanile. Non saremmo andati d'accordo noi due. Io non posso salire in soffitta senza che mi giri la testa. La mia unica donna sarà questa chiesa, che mi sarà tolta dal fianco come un'era di pietra nel sonno del dolore. Possa io sentir presto sotto di me innalzarsi la mia vasta opera, appoggiare la mano su questa cosa indistruttibile che ho fatto, che è legata insieme in tutte le sue parti. Non scenderò più. Occorre scendere. Chissà se io non avrò bisogno di voi un giorno. Addio, Violetta, mamma mia, non vi vedrò più. Chissà se non mi vedrete più. Addio, Violetta. Quante cose ho già fatto. Quali cose mi restano da fare, di nuovo da alzare. Sì, dell'ombra con Dio, non le ore dell'ufficio in un libro, ma quelle vere. Con una cattedrale il cui sole che viene getta prima luce e poi ombra su tutto, porto con me il vostro anello e con questo cerchietto farò un seme d'oro. Ma la mia cuore è entrata, li osserva senza farsi vedere. E ora, addio, è già spuntato il sole, dovrei essere già lontano. Addio, Pietro. Addio. Violetta. Oh, povero Pietro. Lei lo guarda. Con gli occhi pieni di lacrime. Esita. Gli tende la mano. Lui la prende. E mentre la tiene fra le sue, lei si china e lo bacia sul viso. Mara fa un gesto di sorpresa ed esce. Adesso andiamo alla scena in cui Giacomo e Violetta si incontrano. È la scena terza dell'atto secondo. Si incontrano presso la fontana della Due. Si tratta di un grosso foro quadrato nella parete verticale di blocchi calcarei. Vi leggo le didascalie affinché voi possiate anche chiudere gli occhi, non importa che guardate me. Chiudere gli occhi e lasciarvi andare con l'immaginazione a quello che plasticamente Claudel evoca con le sue didascalie. Entrare anche voi, come se fosse una visione, un'immagine, all'interno dei paesaggi che lui descrive. Ne fuoriesce da questo fondo, con un suono malinconico, un sottile filo d'acqua. Al muro sono sospese delle croci di paglia, dei pezzi di fiori secchi, come ex voto. La fontana è circondata da fitti alberi, da rosai, che formano un pergolato dove spiccano sul verde delle foglie un gran numero. Guarda arrivare sul sentiero tortuoso Violetta. È tutta dorata, illuminata a tratti dai riflessi del sole tra le foglie. Oh mia fidanzata, tra i rami in fiore, salve! Violetta entra, si mette davanti a lui e indossa un abito di lino, una specie di dalmatica in tessuto dorato, con un ricamo di grossi fiori, rossi blu. La testa è incoronata da una specie di diadema di smalti oro. Violetta, come siete belle! Giacomo, buongiorno Giacomo! Quanto tempo siete rimasti laggiù? Dovevo liberarmi di tutto e vendere per essere totalmente libero ed essere solo l'uomo di Monsaviet e vostro. Cos'è quest'abito meraviglioso? L'ho messo da voi. Ve ne avevo parlato. Non lo riconoscete. È l'abito delle monache di Mont-Saint-Vierge, quasi identico, tranne il manico. È l'abito che indossano in coro,
la dalmatica del diavolo, che hanno il privilegio di indossare qualcosa del prete, ostie e se stesse, e che le donne di Pompernò hanno il diritto di vestire due volte. La prima nel giorno del fidanzamento e la seconda nel giorno della morte. Allora è vero. Oggi è il giorno del nostro fidanzamento, Violetta. Già, siete ancora in tempo. Ancora non siamo sposati. Se avete solo voluto far piacere a mio padre, siete ancora in tempo di pensarci. Perché è di noi che si tratta. Basta che diciate una parola, io non mi servirò d'amore, già. Non ci siamo scambiati ancora le promesse. Io non so se vi piaccio ancora. Ma come siete belle, Violetta. E com'è bello questo mondo in cui voi siete la parte che mi era stata riservata. Siete voi, Giacomo, ciò che esiste al mondo di più bello. È vero che voi accettate d'essere mia? Sì, è vero. Buongiorno, amore mio. Sono vostra. Buongiorno a voi, moglie mia. Buongiorno, dolce Violetta. È bello sentirsi dire queste cose, Giacomo. Dovrà essere sempre così. Dite che sarete sempre la stessa e l'angelo che vi è stato mandato. Per sempre quello che è mio sarà vostro. E quanto a me, Violetta, non dite nulla, no. Non vi chiedo nulla. Voi siete qui. E questo mi basta. Buongiorno, Giacomo. Com'è bello questo momento. Non ne chiedo altro. Domani sarà ancora più bello. Ma domani non metterò più quest'abito magnifico. Ma sarete così vicino a me che non vi vedrò più. Oh, sì, sì, sì. Vicinissima, vicinissima a voi. Il tuo posto è pronto, Violetta. Come solitario questo posto, come sto in intimità con te. Sì, il tuo cuore basta. Io sono contenta. Non dire una parola. Ma domani davanti a tutti io prenderò questa regina fra le mie braccia. Sì, prendila. Prendila, non lasciarla andare. Prendete con voi la vostra piccola perché nessuno la trae dalle facce del mare. Ma non rimpiangete più il vino e l'oro? Ho forse avuto torto a farvi bella per una sola, breve, ora. No, mio Don Virgilio, non posso stancarmi di contemplarti nel tuo splendore. Ho già fatto. Dite ancora che mi trovate bella. Sì, io lei. La più bella di tutte le donne, le altre non esistono per voi. Sì, Lorena. E che mi amate in modo unico come il più tenero sposo ama la povera creatura che si è data a lui. Sì, io lei. Che si dà a lui con tutto il cuore, credetemi, Giacomo, che non tiene niente per sé. E voi, io lei. Allora non mi credete. Vi credo, Giacomo, vi credo, Giacomo, credo in voi. Ho fiducia in voi, ho fiducia in voi, amore mio. Ma perché allora restare in piedi, impaurita? Mostratemi la mano destra. Il mio anello non c'è più. Ah, ve lo spiegherò subito. Sarete soddisfatto. Io lo sono, Violetta, io mi fido di voi. Io sono il mio anello, Giacomo. Sono un grande tesoro. Sì, Violetta. Ah, e se io mi do a voi, saprete proteggere la vostra piccola che mi ama? Che dubitate ancora di me, Giacomo? Giacomo? No, dopo tutto io non faccio alcun male, mando qui. È la volontà di Dio, di mio padre. È a voi che sono stata affidata. Chissà se saprete difendermi, proteggermi come si deve. Ed è così. Vi siete data a me, il fior di sole. Sì, sì, Giacomo. E chi potrà portarvi via dalle mie braccia? Oh, il mondo è grande, come siamo soli. Oh, povera figliola, ecco io. Capisco, vostro padre è partito. Anch'io non ho più nessuno che mi dica che cosa fare, quello che è bene o male. Dovete aiutarmi, perché io vi amo. Mio padre mi ha abbandonato. Ma vi resto io, Violetta. Mia madre non mi ama, né mia sorella, benché io non abbia fatto loro alcun male.
rimane solo questo grande, terribile uomo che non conosco. Giacomo fa per prenderla fra le braccia. Lei lo respinge, decisa. Non toccatemi, Giacomo. Sono forse onedroso. Devo parlarvi, Giacomo. Ancora è difficile. Non allontanatemi, per favore, ho solo voi. Ma nessuno vi vuole male. Vostro padre, dandomi a me, assieme a Mont-Saint-Vierge, sapeva quel che faceva e che era giusto così. Io, Giacomo, non vi amo perché è giusto. E se anche non lo fosse, vi amerei comunque. E anche di più. Non vi capisco, Violetta. Giacomo, non costringetemi a parlare. Voi mi amate tanto, io posso farvi solo del male. Lasciatemi. Non può esserci giustizia tra noi due, ma solo fede e carità. Allontanatemi da me, allontanatemi, finché siete in tempo. Non capisco, Violenta. Amore mio, non costringetemi a rivelare il mio grande segreto. Un grande segreto? Tanto grande che tutto sarà finito e non mi chiederete più di scusarmi. Non vi capisco. Non sono bella abbastanza in questo momento, Giacomo. Che cosa volete chiedermi ancora? Che cosa si domanda a un fiore? Se non che sia bello, profumato, per un minuto, povero fiore, poi sarà finito. Il fiore è piccolo, ma la gioia che ha dato per un minuto non è di quelle cose che hanno un principio o una fine. Non sono bella abbastanza, ma per qualcosa? Vedo i tuoi occhi, amore mio. C'è qualcosa in te che in questo momento non mi ama e dubita di me? La mia anima non ti basta. Prendila. Eccola tua. Aspirala fino alle radici. È solo tua. Basta un istante per morire la morte stessa l'uno nell'altra, non c'è niente rapido dall'amore. Bisogna forse vivere quando si è morti. Che altro vuoi fare di me? Fuggi, vattene, via. Perché vuoi sposarmi? Perché vuoi prendere per te quel che appartiene solo a Dio? La mano di Dio è su di me, tu non puoi difendermi. Oh Giacomo, noi non saremo marito e moglie in questo. Parla tu. Prima ditemi ancora una volta che mi amate. Vi amo. E che sono la vostra donna e il vostro unico amore. La mia donna, il mio unico amore. Giacomo. Non sei rimasto colpito anche tu dalle mie parole elevate. Conosci il fuoco che mi divora. Conosci questa carne che hai tanto amato. Venitemi più vicino. Più vicino? Ancora più vicino. Qui, contro il mio fianco. Sedetevi su questa tavola. Datemi il vostro coltello. Le dà il suo coltello. Lei fa un taglio nella stoffa di vino sul suo fianco, all'altezza del cuore, sotto il seno sinistro. Poi, chinandosi verso di lui e spostando i lembi con le mani, gli mostra la carne, su cui appare la prima macchia di lepre. Giacomo, datemi il coltello tu. Glielo dato. Silenzio. Poi Giacomo si allontana di qualche passo, volgendole in parte la schiena. Non la guarderà più fino alla fine dell'atto. Violenta, non mi sono sbagliato. Cos'è quel fiore d'argento che è come uno stemma sulla vostra carne? Non mi siete sbagliato. È il male? È il male, Violenta!
Sì, Giacomo. La lebbra! Certo, siete difficili da convincere. Dovete vedere per credere. E qual è la lebbra più ripugnante? Quella dell'anima o quella del corpo? Non posso dire nulla dell'altra. Conosco solo quella del corpo, che è già un male molto grande. Ah, così tu non conosci l'altra, dannata. Non sono una dannata. Infame, dannata. Dannata nell'anima e nella carne. Così non mi chiedete più di sposa, Ciao. Non prenderti gioco di me, figlia del diavolo. Questo è il grande amore che avevate per me. Questo è il giglio che avevo scelto. Questo è l'uomo che prende il posto di mio padre. Questo è l'angelo che Dio m'aveva mandato. Ah, che ci strapperà l'uno all'altro. Io ti amo, Giacomo, tu mi difenderai. Io so che non dovrò temere nulla fra le tue braccia. Smetti di prenderti gioco di me con queste terribili parole. Dimmi, ho forse mancato la tua parola? La mia anima non ti bastava? Ne hai abbastanza ora della mia carne? Dimenticherai ormai la tua Violetta in questo cuore che se ti ha rivelato. Allontanati da me. Sta tranquillo, Giacomo. Sono abbastanza lontana, non hai nulla da temere. Sì, sii più lontano quando non lo sia stato dal tuo porco lebroso, quel rabberciatore di muri dalla carne corrotta. Parlate di Pietro di Cru? Parlo di lui che avete baciato sulla bocca. Di chi ve l'ha raccontato? Vi ha visti male con i suoi occhi e mi ha raccontato tutto come era suo dovere. Io me stio, non le credevo. Su Dio, ma dimmi, è vero, di che è vero! È vero, già. Ma dice sempre la verità. Ed è vero che l'avete baciato in viso? È vero. Oh, dannata. Le fiamme dell'inferno hanno dunque una attrattiva tale da farvele così ardentemente desiderare già la viva. No, dannata, ma dolce, dolce, dolce. E potete negare che quest'uomo vi abbia avuta e posseduta? Non ne dico mai, Giacomo. Ma io t'amo ancora. È troppo crudele. Di qualcosa. Io lo credo. Parla. Te ne supplico, dimmi che non è vero. Io non posso diventare nera tutta in un istante, Giacomo. Ma di qui a qualche mese, sai, solo qualche mese, non mi riconoscerete più. Ditemi che tutto questo non è vero. Ma dice sempre la verità. E poi c'è questo fiore che avete visto su di me. Addio, Violetta. Ditemi, che farete ora, miserabile? Lascerò questi abiti, lascerò questa casa, obbedirò alla legge, mi farò vedere dal prete e raggiungerò cosa? Il luogo riservato a quelli della mia specie, il lebrosario in fondo al Gain. Quando questo? Oggi, stasera stessa. Non c'è altro da fare. Bisogna evitare lo scandalo. Andate a svestirvi e mettetevi un abito da viaggio. Vi dirò io ciò che è meglio fare. Siamo al lato terzo.
e sono passati 8 anni. Siamo nel paese di Shevosh, una grande foresta dagli alberi radi, soprattutto querce molto alte, betulle, e più sotto, pini, abeti e agrifogli. È appena stato aperto un grande varco che attraversa il bosco in linea retta fino all'orizzonte. Alcuni operai stanno finendo di portare via i tronchi d'albero per preparare la strada. Da un lato c'è un accampamento con capanne e fascine, il fuoco, una pentola. Si trova in una sabbionaia dove alcuni operai stanno terminando di caricare un carretto di sabbia fine e bianca. Un apprendista di Pietro li sorvegge, accovacciato tra le ginestre secche. È l'ora del tramonto. Neve per terra e cielo da neve. È la vigilia di Natale. Apprendista. Il maestro lavora le vetrate, per questo ci manda qui a prendere sabbia, anche se questo non è il suo lavoro. Per tutto l'inverno ha lavorato tra i forni, far della luce brava gente è più difficile che far dell'oro soffiare su quella materia grezza, renderla trasparente, come i nostri corpi di fango saranno trasformati in corpi di gloria, dice San Paolo. E di tutti i colori dice di voler trovare il colore originale, quello che Dio stesso ha fatto. È per questo che in grandi vasi puri, pieni d'acqua splendente e diversa al giacinto, l'oltremare, l'oro pieno, il vermiglio, guarda là dentro quelle belle rose che vi si formano a risplendere del sole e della grazia di Dio, e come tutto si trasforma, si espande nel matraccio. Dice che non esiste colore che non possa far da solo col suo spirito, perché vuole che la giustizia di re si brilli come l'aurora nel giorno delle nozze. Il sindaco. Ma si dice che sia lebroso. L'apprendista. Non è vero. L'ho visto completamente nudo l'estate scorsa mentre faceva il bagno. Posso testimoniarlo. Ha la carne sana come quella di un bambino. Sindaco. È comunque strano perché è rimasto nascosto così a lungo. È una menzogna. Ma Dio lo so, sono più vecchio di voi. Non dovete prendere per la giovanotto. Non importa che lui sia malato nel corpo, non è il corpo. Non è con il corpo che lavora. L'apprendista. Se vi sentisse parlare così, ricordo come ha punito uno di noi che stava sempre nel suo angolo lì a disegnare. L'ha mandato tutto il giorno sulle impalcature a servire i muratori e a passar loro i secchi e le pietre, dicendo che alla fine della giornata avrebbe imparato così 2 cose meglio che con il regolo e il disegno: il peso che un uomo può portare e l'altezza del proprio corpo. E come la grazia di Dio moltiplicò ogni nostra buona azione, così lui ci ha insegnato quello che chiama il siglo del Tempio. E questa dimora di Dio, della quale ogni uomo che fa quello che può con il proprio corpo, è come un fondamento segreto, quello che sono il pollice, la mano, il cubito, e la nostra apertura di braccia, il braccio steso, il cerchio che vi si disegna, il piede, il passo. Come niente di tutto questo c'è mai lo stesso. Credete che il corpo non contasse niente quando il padre Noè costruì l'arca? Ma non conta forse il numero di passi che c'è dalla porta all'altare e l'altezza alla quale l'occhio può spingersi e il numero di anime che le 2 ali della Chiesa possono contenere. Perché l'artista pagano faceva tutto da fuori, noi facciamo tutto da dentro, come le api e come l'anima fa per il corpo. Nulla è inerte, tutto vive, tutto è grazia di Dio. Scena seconda. Violena e Mara, le 2 sorelle, penetrano nella foresta, lasciando le loro impronte sulla neve. Giungono a una radura. La luna, che brilla al centro di un immenso alone, illumina una collinetta, tutta ricoperta di erica, di sabbia bianca. Se ne staccano delle pietre mostruose.
delle arenarie, dalle forme fantastiche. Sembrano animali delle epoche preistoriche, monumenti indecifrabili, idoli con la testa e le membra malformate. La leprosa conduce Mara nella grotta dove abita, una sorta di conicolo in cui si può star solo seduti. Il fondo è chiuso, tranne un'apertura per il fumo. Violetta. Chi c'è? Chi c'è? Chi non ha paura di udire i suoi passi? A quelli della leprosa? Dovete sapere che la sua vicinanza è un pericolo, il suo respiro è letale. Sono io, Violetta. Ho voce da lungo tempo inascoltata. Siete voi, madre mia? Sono io, Violenne. È la vostra voce insieme a un'altra voce. Lasciate che io accenda questo fuoco, fa molto freddo. Anche questa torcia. Sono io, Violenne, Mara. Tua sorella. Salve, sorella cara. Com'è bello che tu sia venuta. Ma non hai paura di me? Non c'è niente al mondo che mi faccia paura. Come la tua voce è diventata simile a quella della mamma. Violetta, la nostra cara madre, non è più. Quando è morta. Il mese stesso non si è partita. Ignorando tutto. Non lo so. Povera mamma, Dio accolga la sua anima. E il babbo non è ancora tornato. E voi due? Noi bene. A casa procede tutto bene? Sì, tutto bene. So che non può essere diversamente con Giacomo e con te. Ah, se tu vedessi ciò che abbiamo fatto, abbiamo 3 aratri in più, lo riconosceresti con Bernò. E stiamo per abbattere quelle vecchie mura ora che il re è tornato. E siete felici insieme, Mara? Sì, siamo felici. Egli mi ama come io lo amo. Sia lodato Dio. Violetta, non vedi ciò che tengo fra le braccia? Non vedi. Allora alza il velo. Sotto questo ne ho un altro. Non ci vedi più? Non ho più occhi. Solo l'anima vive nel corpo morto. Cieca? E come fai allora a camminare così sicura? Senti, senti. Cosa senti? Le cose esistere per me. E me, Violetta, me mi senti? Dio mi ha dato l'intelligenza che è comune a tutti noi. Mi senti, Violetta? Mi senti, Violetta? Che cosa vuoi da me, sorella cara? Lodare con te quel Dio che ti ha reso leprosa. Lodiamolo, in questa vigilia della sua natività. È facile essere santa quando la lepra ti dà una mano. Non lo so, visto che non lo sono. Bisogna pure ricorrere a Dio quando non ti resta più niente. E lui almeno non mi mancherà. Forse, chissà, Violetta, che vuoi dire? Mi manca la vita, non la morte in cui sono. E lei, sei certa della tua salvezza? Lo sono della sua bontà che ha provveduto. E noi ne vediamo pena. Io ho fede in Dio che mi ha riservato la mia parte. Ma che ne sai tu di lui che è invisibile? Non si manifesta in nulla. Per me non è diventato invisibile più di tutto il resto. Egli è con te, piccola colomba, e ti ama. Come? Come con tutti i miseri. Misero lui stesso. Certo, certo. Il suo amore è grande.
come quello del fuoco per la legna quando arde. A Eli t'ha castigata duramente, non più di quanto non abbia meritato. E già, colui al quale avevi concesso il tuo corpo t'ha dimenticata. Non ho concesso il mio corpo. Dolce Violella, falsa Violella, non t'ho forse visto mentre cacciavi teneramente pietro di cromo quel mattino d'un bel giorno di giugno? Quel che hai visto è tutto, non c'è altro. Perché allora lo baciavi con tanta tenerezza? Il povero uomo era lebroso. Io ero così felice quel giorno, in tutta innocenza, vero? Come una bambina che bacia un povero bambino. Devo crederlo, Violetta. È la verità. Allora non dire che è di tua volontà che mi hai lasciato già. No, non di mia volontà, io non amo. Non sono così buona. Doveva amarti ancora, anche da leprosa. No, non lo pretendevo. Chi amerebbe una leprosa? Il mio cuore è puro. Ma come poteva saperlo, Giacomo? Egli ti considera colpevole. Nostra madre aveva detto che tu l'amavi. Non mi dirà che colpa sua se sei diventata leprosa. Dio mi ha prevenuto con la sua grazia. Così quando la madre ti ha parlato, se era ancora lui che ascoltava. Ma perché far credere che era una spergiura? Allora io non avrei dovuto far nulla. Povero Giacomino, dovevo forse lasciargli qualche rimpianto di me. Di che non l'amavi? Io non l'amavo. Mai. Ah, io però non l'avrei lasciato così. Sono forse stata io a lasciarlo. Ma io sarei morta. E perché? Io sono mia. Ora sono felice con lui. La pace è su di voi. E gli ho dato una figlia. Violetta. Una cara bambina, una dolce bambina. La pace sia con voi. La nostra gioia è grande. Costa le labbra una volta, non le può più.
più ritirare il piacimento. Prendi allora anche il mio dolore con te. L'ho già preso. Violeno! Se c'è ancora qualcosa di vivo e che è mia sorella, sotto questo velo, questo corpo distrutto, ricorda che siamo state bambine insieme. Abbi pietà di me. Parla, sorella cara, abbi fiducia, di tutto. Violenza è una sventurata, il mio dolore più grande del tuo. Sorella, Mara, lanciando un forte grido, apre il suo mantello e solleva sulle braccia il cadavere di un neonato. Guarda, prendilo. Ma che cos'è? Guarda, ti dico, prendilo, te lo do. Le mette il cadavere nelle braccia. Sento un colpicino rigido, un povero vicino gelido. Dio lei, mia figlia, la mia bambina, è il suo visino così dolce, è il suo colpicino. Morta. Prendila, te la do. Pace, Mara. Volevano strapparmela, ma io non me la sono lasciata prendere. Mi sono messa in ciarlo con lei, ma tu prendila, io adesso prendila, guarda, te la do. Ma cosa vuoi che faccia, Mara? Cosa voglio che tu faccia? Ma non capisci? Ti dico che è morta. Ti dico che è morta. Ma la sua anima vive in Dio, essa segue l'agnello. E ora si trova in mezzo a tante bambine beate, ma è morta per me. Tu dai il mezzo corpo, dai il resto a Dio, no? Non riuscirai a dartela ad intendere con le tue parole da bambina. Io non mi lascerò calmare. Questo latte che mi brucia in seno grida verso Dio come il sangue di Abele. Ho forse 50 figli da strapparmi dal corpo, forse 50 anime da strapparmi dalla mia. Lo sai? Cosa significa spezzarsi in due e mettere al mondo questo esserino che grida? E la levatrice mi ha detto che non partorirò più, e quando anche avessi 100 figli non sarebbero la mia piccola bambina. Rassegnati, sottomettiti, Violen, lo sai, ho la testa dura, sono quella che non sorrende, non si rassegna a niente. Povera sorella, Violen. Sono così dolci questi piccoli, ma fa così male con la loro cuccuccia crudele quando morde il seno. Com'è freddo il suo visino. Lui non sa ancora niente. Lui non era a casa. È adesso a vedere il grano. È morta di colpo in due ore. A che somiglia? A lui! A lui! A lui! Lei non è solo mia, è anche sua! Sono gli occhi, sono miei. Povero Giacomino. Non è per sentirti dire, povero Giacomino, che sono venuta qui. Ma cosa vuoi dunque da me? Ovviamente, vuoi capirlo? Di. Ma lo sai cos'è un'anima che si danna volontariamente per tutta l'eternità? Lo sai quello che c'è nel cuore quando si bestemmia da te? Io amo un diavolo che mentre correvo mi cantava una filastrocca. Vuoi ascoltare le cose che mi ha insegnato? Non dire queste cose terribili. Allora renditi la figlia che ti ho dato. Tu mi hai dato un cadavere e tu rendimi la vita. Ma come posso parlare così? Non mi rassegno alla morte di mia figlia. Ma perché? Ma io ho forse il potere di risuscitare i morti. Non lo so, ci sei solo tu a cui posso chiedere aiuto. Ho forse il potere di risuscitare i morti come Dio. E a cosa servi tu allora? A soffrire e a supplicare. Ma a che serve soffrire e supplicare se poi non mi rendi mia figlia? Ma lo sa Dio, a lui basta che lo
mi serva. Ma io sono sorda, non sento. E grido verso di te dall'abisso in cui mi trovo, Violet, rendimi questa figlia che ti ho dato. Guarda, cedo, mio Dio, abbi pietà di me. Abbi pietà di me. Violet, rendimi questa figlia che ormai hai preso. Ma solo colui che l'ha presa può rendertela. Allora, rendimela. Lo so che tutto questo è colpa tua. Colpa mia. Cioè, no. Mia, perdonami. Tu però rendimela, sorella. Ma lo vedi che è morta? Tu metti. Non è morta del genere. Cuore di pecora. Se avessi accesso come te al tuo Dio, non mi strapperete i miei piccoli così facilmente. E perché non mi chiedi di ricreare il cielo e la terra? Ma sta scritto che puoi soffiare su codesta montagna e gettarla in mare. Non potresti essere una santa. Devi essere santa. Se una miserabile ti invoca. Oh, tentazione suprema. Io giuro e dichiaro protesto davanti a Dio che non sono una santa. Rendimi dunque mia figlia. Oh Dio mio, voi vedete nel mio cuore, io giuro e protesto davanti a Dio che non sono una santa. Rendimi mia figlia. Perché non mi lasci in pace? Perché vieni a tormentarmi così nella mia tomba? Valgo forse qualcosa, dispongo forse di Dio, sono forse come Dio, è Dio stesso che mi chiede di giudicare. Io ti chiedo solo mia figlia. Violetta alza un dito e dice: ascolta. Si sentono in lontananza delle campane. Mamma mia, dice, non sento nulla, Violetta. Sono le campane di Natale, le campane che ci annunciano la messa di mezzanotte ormai. È nato per noi un bambino. Rendimi tu il Dio. Preghiamo. Preghiamo. È tanto tempo che non passiamo il Natale insieme. Non temere, io ho preso il tuo dolore su di me. Guarda, ciò che mi hai dato è nascosto nel mio cuore con me. Non piangere, non è il momento di piangere, quando la salvezza di tutti gli uomini è già nata. Non nevica più, le stelle brillano. Guarda, Mara, vedi quel libro? C'è un libro, l'ha lasciato qui il prete che ogni tanto viene a trovarmi. Lo vedo. Prendilo, prendilo, se vuoi. Leggimi l'ufficio di Natale, la prima lettura di tutti e tre i notturni. Mara prende il libro e legge la profezia di Isaia, l'omelia di Papa San Leone Magno, dal Vangelo secondo Luca, l'omelia di Papa San Gregorio, al fine della preghiera. C'è un lungo, lunghissimo silenzio. Violetta. Che c'è? Con la mano le facendo di piacere. Appaiono i primi bandoni del giorno. Violetta infina la mano sotto il suo mantello come per allacciarsi il vestito. Violetta, io vedo qualcosa muoversi sotto il tuo mantello. Sei tu? Mara? Buongiorno sorella, sento sul mio volto il soffio del giorno che nasce. Violetta, sei tu che muovi così le braccia? Vedo ancora muoversi qualcosa. Pace.
Cosa dice? Ecco, vi annuncio la grande gioia. Vedo ancora il mantello che si muove. Si vede spuntare dall'apertura del mantello un piedino nudo di bambino che si muove pigramente. Perché un uomo è apparso nel mondo. Mara cade in ginocchio e mettendo un profondo sospiro con la fronte sulle ginocchia della sorella, Violetta accarezza il viso con la mano. Povera sorella, piange. Anche lei ha provato troppo dolore. La bacia sulla testa. Prende, Mara. Ma che vuoi lasciarmi questa bambina per sempre? Violetta esce e fa alcuni passi nella preghiera. Sotto i primi raggi di una gelida aurora si vedono prima degli alberi, pini e betulle, ricoperte di bruma. Poi, in fondo ad una pianura immensa e ammantata di neve, molto piccola, in cima a una collina che si staglia nell'aria pura, la sagoma di Mont-Saint-Vierge, con le cinque torri. Gloria a Dio! Evviva! Pace in terra a noi. Evviva! Evviva! Vive! E viviamo anche noi. E il volto del padre pare sulla terra, rinato e consolato. Mia figlia! Evviva! Ascolta. Sento l'angelo che suona con Salvierge. La bambina si sveglia. Mara. Sono io. Albina? Albina, mi riconosci? Ma cosa c'è? Gioia mia! Cosa c'è? Mio tesoro! Violetta? Violetta si dirige. E i suoi occhi erano neri. Come i miei. Adesso sono diventati blu come i tuoi. E che cos'è questa goccia di latte che vedo sulle sue labbra? Dove sono? E chi c'è qui? Giacomo. A Mont-Saint-Vierge siete. Ci sono io qui accanto a voi. Buongiorno Giacomo. Silenzio. Giacomo, siete ancora arrabbiato con me? La ferita non si è ancora chiusa. Oh, povero figliolo. E io non ho sofferto un po', anch'io. Ma cosa mi è saltato in mente di baciare quel lebroso sulla bocca? Giacomo. Ebbene che mi facciate subito tutti questi rimproveri che mi pesano sul cuore che questa storia sia finita, perché abbiamo ancora altro da dirci. E io voglio ancora una volta sentire da voi quelle parole, a me così gradite. Cara Violetta, dolce Violetta, perché il tempo che mi resta da passare con voi è breve. Non ho altro da dirvi. Venite qui, uomo malvagio, vicino.
Giacomo, dovete credermi, lo giuro davanti a Dio che ci vede. Io non ho peccato con Pietro. Perché allora l'avete baciato? Era così triste. E io ero così felice. Non vi credo. Violante mette per un istante la mano sulla testa. Mi credete adesso? Egli nasconde il viso nel suo vestito, singhiozza stordamente. Violet, oh crudele, Violet, no, non crudele, ma dolce, dolce Violet. Allora è vero, era solo me che amavate. Già, forse era troppo bello, noi saremmo stati troppo felici. Mi avete crudelmente ingannato, no, no. Quel fiore d'argento sul mio fianco non mentiva. Di che cosa potevo credere, Violet? Se aveste creduto in me, chi può dire che non mi avreste guarita? Non dovevo dunque credere ai miei occhi. Ebbene, dovevate credere ai vostri occhi. È giusto. Non si sposa una cosa, non si sposa un infedele. Non avere pianti, già, ma su, almeno così. Sapevate che fare mia mamma? Lo sapevo, me l'aveva detto mia madre stessa. Così tutto ha congiurato con lei contro di me, Giacomo. Giacomo, c'è già abbastanza dolore del mondo. È meglio non procurare di proposito un grande dolore agli altri. E il mio? È diverso, Giacomo. Non sei contento di essere con me? Sì, me. Dove sono io c'è pazienza, non dolore. Quello del mondo è troppo grande. È troppo duro soffrire senza sapere il perché. Ma quelli che gli altri non sanno io l'ho imparato e voglio che tu lo sappia con me. Giacomo, non siamo stati separati già troppo. Sopporteremo ancora di essere divisi tra noi. Ci lasceremo separare anche dalla morte. Tutto ciò che deve perire è quello che è malato, ma tutto ciò che non deve perire è quello che soffre. Beato chi soffre sapendo perché. Ora il mio compito è finito. È il mio comincio. Ma come? Trovi così amaro il calice di cui anch'io ho bevuto. Adesso vi ho persa per sempre. Dimmi, persa? Perché? Tu muori? Giacomo, cerca di capirmi. A che serve il miglior profumo in un vaso chiuso? A niente. No, Violetta. A che mi serviva questo corpo? Se mi nascondeva il cuore al punto che vedevi non lui, ma solo quel segno esterno sul mio misero volto. Sono stato duro e cieco. La felicità è finita per me, dice Giacomo. Violetta, è finita. E che importa? Non ti è stata promessa di Dio? Interroga la vecchia terra e questa sempre ti risponderà, con il pane e il vino. Quanto a me io chiuso passo oltre, di cos'è un giorno lontano da me? Presto sarà passato. E allora quando toccherà a te vedrai la grande porta scricchiolare e muoversi, ci sarò io dall'altra parte. Oh mia fidanzata, che vedo attraverso il ramo in fiore e salve. Ti ricordi, Giacomo, buongiorno Giacomo. Adesso bisogna portarmi via di qui. Portarti via. Non è questo il posto di morire per una lebbrosa. Fammi portare il ricovero che mio padre aveva costruito per i poveri, alle porte di Monsaliergio. Fammi prenderlo. Lei fa segno di no con la mano. No, Giacomo, no. Non voi. Come? Nemmeno quest'ultimo dovere verso di voi, no. Non conviene che mi tocchiate. Chiamate Pietro, dirò. Lui ha avuto la lepre. Detto Dio l'abbia guarito. Non è un errore per me. Giacomo esce e rientra. Dopo pochi istanti con Pietro. Lei non dice più nulla. Entrambi la guardano in silenzio. Giacomo? Violetta? La Natale è stata buona, il grande, orgogliosa?
Anche adesso mi ricordo, trovo che è bello. Sì, va bene. Che è bello vivere. E che la gloria di Dio è in mezzo. Vivi dunque, resta con lui. Ma che buona cosa anche morire. Quando tutto è finito e scende su di noi, a poco, il buio, come un'ombra molto scura. Pietro, non dice più una parola. Ciao. Prendetela. Portatela dove vi ho detto. Perché quando almeno vuole che la tocchi. Non fatelo.